Ciao a tutti! Nel video precedente vi ho mostrato la tecnica delle vetrate. L'ho chiamata così perché ricorda molto i vetri delle chiese. Sarebbe quella realizzata con lo scotch. Ora vi farò vedere come sono andata avanti con il dipinto. Dopo aver creato il cardinale, ho realizzato i rami con una spatola stretta e lunga. Invece, con una spatola rotonda e larga, come questa, ho applicato i colori creando dei cerchi. Infine, ho deciso di realizzare queste linee sottili e arrotondate per spezzare un po' l'effetto geometrico dello sfondo. Queste linee sono in rilievo, come anche i pallini di colore, e per farli si utilizza il colore acrilico all'interno di un contenitore di plastica col beccuccio e il buco molto fini. Vi faccio vedere i pallini da vicino. Questi si possono anche realizzare con una spugnetta a forma rotonda e procedendo a fare i tamponi dove si vogliono realizzare. La differenza consiste nel fatto che con la spatola vengono con un rilievo maggiore, mentre in quel modo lo spessore è veramente irrisorio, a meno che uno non abbonda col colore, comunque non arrivi allo spessore della spatola. La procedura per realizzarli è questa: si prende il colore con la spatola e si appoggia facendo una piccola strisciata sulla tela. Poi si deve girare il dipinto oppure inclinare per poter fare anche l'altro verso, perché altrimenti viene solo mezzo cerchio. Anche queste linee nere fini si potevano realizzare col pennello, ma non sarebbero venute in rilievo. Invece ho ottenuto un rilievo di 2 mm, mentre con i cerchi più sovrapposti uno con l'altro arriviamo anche a 4 mm, 5 mm, che è un buon rilievo. Mi piacerebbe anche aggiungerci soltanto 5-6 tocchi di questa vernice verde per richiamare lo sfondo. Quindi magari fare un'applicazione qua, una da queste parti, una qui e una in questa zona. Non l'ho ancora fatto, semplicemente perché ho qualche problemino ad aprire questo barattolo che col caldo si è proprio... Ah, si è aperto in diretta, bellissimo. Ok, allora oggi penso che finirò. Adesso, anzi posso farlo ora direttamente con voi? Cioè non ci credo, si è aperto, ci ho provato mezz'ora. Va bene, allora cambio inquadratura e vi faccio vedere. Anche se in realtà l'ho già fatto il video dove faccio vedere come si realizzano questi pallini, però magari ne facciamo anche un pezzettino con i pallini verdi. Con questo è tutto, Nina e il suo cardinale hanno concluso il video, quindi vi chiedo soltanto se vi è piaciuto di mettere like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo. Grazie, ciao!